Mister, buonasera, complimenti per questa vittoria che ha dello straordinario. Chiude un girone di andata eccellente per l'Ascoli. L'Ascoli veniva qui a Terni con una squadra in piena emergenza per via del Covid e delle squalifiche, quindi una vittoria che vale ancora di più. Ma ci tenevamo moltissimo perché comunque le ultime due partite sono state fatte non bene con raccogliendo 0 punti, quindi soprattutto l'ultima in casa ha fatto molto male, quindi c'era molto molto rammarico per come è finita, diciamo, la sosta, l'ultima partita prima della sosta natalizia. E quindi tutti quanti, quando abbiamo ripreso, scalpitevamo, come ho detto, alla vigilia di questa partita, per fare venire qui a fare una grande, prima di tutto, ritrovare una grandissima prestazione di spessore, di gioco, di intensità e soprattutto con grande fame, con grande senso di rivalsa per riprendere il nostro cammino. E direi che siamo arrivati qui in grandissima emergenza, questo va detto. Non abbiamo mai cercato alibi, l'ho detto anche prima della partita, però è chiaro che sono fuori 7 giocatori. 8 importanti, però ero sicurissimo, come ho detto alla vigilia di questa gara, che chi entrava in campo, chi sarebbe entrato in campo, avrebbe fatto sicuramente una grandissima gara. E io devo fare veramente i complimenti a questo gruppo, a questa squadra, a questi ragazzi, perché comunque si sono fatti trovare pronti, hanno corso dal primo al 100° minuto, hanno giocato bene a calcio, hanno fatto gol, abbiamo subito 2 gol che potevamo evitare, però c'è anche la qualità e la forza di una Ternana che ha dei giocatori importanti all'interno della rosa. E quindi direi, per quello che ha detto il campo, una vittoria strameritata. Siamo contenti, chiudiamo a 29 e io penso che sia un ottimo punteggio per svoltare e pensare alla prima di ritorno. Una menzione speciale per Maestro? Ma Fabio Maestro è un calciatore che io ho sempre ammirato, anche quando giocava tanti anni fa nel Rieti. È un giocatore che giocava con mio figlio negli allievi della Fiorentina, quindi un giocatore che io conosco bene, l'ho visto crescere. Secondo me è un grande talento, lui deve solo alzare l'intensità in tutti gli allenamenti, cosa che sta facendo, alzare l'intensità mentale e fisica, perché lui è dotato di una grandissima tecnica che poi gli permette di fare questi determinati prestazioni, questi determinati gol. Io penso che lui abbia grandissimi margini di miglioramento, quindi bravo lui, ma ripeto, veramente bravi tutti quanti, anche quelli che sono entrati, come sempre ci tengo a sottolinearlo, e hanno dato il loro contributo. Un giudizio sulla prima prova in bianco-nero di Sajou e sulla coppia centrale 40-Belucci. Frank ha fatto un'ottima partita, ha giocato da solo, diciamo inizialmente davanti da solo, in un modulo un po' diverso, però sapevo benissimo che le sue caratteristiche sono quelle di fare il centroavanti che faccia reparto da solo, perché lui è forte fisicamente, sa attaccare lo spazio, bravo tecnicamente, l'abbiamo preso apposta per portare un determinato tipo di qualità al nostro attacco, che è già un attacco forte. Penso che abbia fatto veramente una grande partita, abbia stretto i denti fino all'ultimo, poi è entrato Iliev, peccato che poteva fare gol Iliev e anche Frank sul rigore poi non è stato concesso, e secondo me con Locolo si dava la palla, avesse dato la palla a Ata, avrebbe fatto il gol del 5-1 e sarei stato molto contento, soprattutto per Ilie, perché lo sta cercando con grandissimo impegno, con grandissima costanza, però è andata così. Belucci 40 hanno fatto bene, non era semplice, perché l'attacco della Ternana è un ottimo attacco, sono 4 attaccanti anche nelle alternative molto forti e io penso che siano comportati bene. Ripeto, dispiace per i 2 gol, ma c'è anche la qualità di un avversario che è alta. Esordio in Serie B per il giovane Palazzino, un giudizio sulla sua prova? Ha fatto una buona partita, non era facile per un ragazzo del 2003, però è da tanti mesi che è con noi, si allena con grande impegno, grande intensità, secondo me delle ottime qualità, chiaramente deve crescere, deve migliorare come tutti i ragazzi, parliamo di 19enne. Io penso che abbia dimostrato personalità, ha fatto i compiti che gli ho chiesto e quindi una buona gara, sono contento per lui, insomma un prodotto
nostro, del settore giovanile, che va in prima squadra e fa anche, partecipa a una grande vittoria esterna e secondo me fa anche una buona partita. Una squadra dalla grande personalità, quella vista stasera al Liberati, si chiude con oggi il girone di andata. Dove può arrivare quest'Ascoli? Che girone di ritorno si aspetta? Avevo chiesto di venire qui a fare una grande prova di, proprio di personalità, perché comunque per venire fuori da questo stadio con dei punti bisogna fare una partita non compitino, tra virgolette, ma una partita di grande spessore, di grande coraggio, di grande tecnica, di grande personalità. E secondo me la squadra l'ha fatto dal primo al centesimo minuto, ha tenuto bene il campo, ha giocato bene a calcio, ha attaccato bene, abbiamo fatto 4 gol, potevamo farne qualcuno in più. Quindi bene così, ma io continuo sempre a dirti la stessa cosa, magari risulterò ripetitivo, un po' monotono, ma noi adesso abbiamo la testa solamente, ci godiamo questa vittoria, abbiamo un giorno di riposo, domenica pomeriggio riprendiamo la preparazione della gara per Cosenza, che è l'unico nostro obiettivo, prima giornata di ritorno, e quindi si azzera questo secondo me grande girone di andata con 29 punti. Il giro di ritorno è sempre un altro campionato, quindi bisogna ragionare in una maniera diversa, sicuramente consapevoli che possiamo dire la nostra su tutti i campi, l'abbiamo dimostrato nel girone di andata. Io penso che rientreranno dalle squalifiche i 3 giocatori, qualcuno rientrerà anche da questo maledetto virus, negativizzeranno dei giocatori, qualcuno è già negativo, è arrivato Falasco che ha scontato anche lui la giornata di squalifica, completeremo il mercato, le idee sono molto chiare, andando a prendere secondo me, vediamo 1/2 giocatori che possano veramente completare un mercato secondo me fino adesso ottimo da parte del direttore sportivo Valentini. E quindi sono contento della vittoria, sono contento che rientreranno tanti giocatori importanti, più siamo, meglio è. Tutti pronti solo per Cosenza. Grazie, mister. Grazie a te.